Buonasera a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi partiamo con un po' di tier list, partiamo con la tier list degli esterni destri. Questa qui sarà la guida per tier list degli esterni destri più forti del gioco, ragazzuoli. E prossimamente farò uscire anche alla destra, alla sinistra e cose di questo genere qua per andare a completare tutte le varie tier list. Aspetto sempre un pochettino, tipo per la nuova tier list aspettiamo giovedì che magari dovrebbero uscire altri giocatori nuovi dolcetto scherzetto. E in automatico vediamo un attimino che cosa andare a fare. Nei prossimi giorni usciranno nuovi video, anche live, eccetera eccetera, e spero di riuscire a portarvi il più presto possibile i video su modalità carriera, su Ultimate Rivals, su Ultimate Team, anche su FC25 e altri giochini su console. Fatemi sapere se la cosa vi garba qua sotto nei commenti, ovviamente, e non perdiamoci in chiacchiere, dai, andiamo subito a guardare i migliori esterni destri del gioco. Prima di farlo, se avete voglia, un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale, passate nel link in descrizione per seguirmi su tutti gli altri social. Ovviamente, raga, piccola parentesi, per mandarmi la squadra e le varie informazioni non vi devo cercare io, perché di base se vi cerco io trovo soltanto l'informazione della vostra squadra nuda e cruda, cioè com'è la formazione. Invece a me servirebbe, se volete migliorare veramente la vostra squadra, informazioni del tipo quanti crediti avete, che giocatori in panchina avete e anche la foto della squadra, così da darvi un consiglio effettivamente più completo e soprattutto quale modalità preferite giocare, così da andarvi a completare i consigli nella maniera più completa possibile. Spero che sia tutto abbastanza chiaro e adesso cominciamo subito con i migliori esterni destri del gioco. Andiamo! Allora ragazzoli, partiamo con Federico Valverde, esterno destro, è in posizione numero 5, è molto forte per carità, però non è proprio un esterno destro perché non ha una grande velocità, né proprio le caratteristiche fondamentali di un esterno. È molto potente, può fare anche ovviamente il CC, l'ho usato tantissimo questa carta e devo dirvi è davvero molto molto forte in game, sia perché è molto completo, sia per le varie cose, è davvero fortino, vi posso assicurare che è davvero fortino, l'ho usato per tantissimo tempo. Unica pecca, raga, costa davvero tanto, quindi non vale troppo la pena andare a prendere lui a questo prezzo, a livello di qualità prezzo non è l'ideale, quindi vi do altre opportunità, però comunque devo dire che per forza lui è il quinto, gli altri più forti di lui non ce n'è di base, cioè sì, ma sono alle posizioni più avanti, quindi c'è poco andare lontano, gli altri sono veramente scarsini, scarsini, scarsini. Procediamo veloce, andiamo direttamente alla posizione numero 4, perché Federico Valverde lo lasciamo un pochettino così, perché appunto, come detto, costa troppo per essere un 99 di gen e per le statistiche che vi dà in campo, però purtroppo effettivamente è il quinto più forte degli esterni destri, quindi devo per forza metterlo, raga, c'è poco andare lontano. Passiamo alla posizione numero 4. Dove troviamo Abdul Fatawu. Raga, allora, un esterno destro molto valido, soprattutto per velocità e dribbling. Ha delle buone caratteristiche speciali, perché comunque ha cross anticipato, classe e punizione potente. Bisogna assolutamente andare a potenziare gli esterni destri con dribbling, raga, perché devono avere tantissimo dribbling, ok? Devono riuscire a muoversi veramente bene. E questo è quanto. Lui è molto forte, ha anche 4 di piede debole, comunque anche sui cross non è schifoso, anzi è abbastanza performante. E sul rientro di tiro è abbastanza valido, perché va a tirare col suo piede preferito, anche se ha 87 di tiro, che non è una caratteristica incredibile, però diciamo che sul tiro ha una buona potenza, quindi questo è molto utile. E in più ha anche un buon discreto tiro da lontano e una buona livello di curva, che è l'effetto che date alla palla. In più su dribbling, agilità, controllo di palla è veramente molto molto efficace e ha anche un buon equilibrio, anche se non ha un grande fisico, ha comunque 100 di equilibrio che gli permette di resistere bene agli attacchi degli avversari e dei terzini. Quindi oserei dire molto valido secondo me, molto molto valido, molto valido. Assolutamente approvato, ed è la posizione numero 4 ed è già molto molto forte per essere un esterno destro, anche perché gli esterni li fanno sempre un po' lentini, un po' così, lui è abbastanza forte, ci sta. Passiamo al prossimo. Posizione numero 3 per Michael Olise. Olise, come volete chiamarlo. In generale lui ha un problema sul piede debole, 3 di piede debole, però è sul piede del cross, quindi è abbastanza ovviabile questa cosa, perché comunque lui ha tanti passaggi, ha 100 di passaggi, passa bene la palla. In più ha tiro d'esterno, fantasista, classe e tiro di precisione, comunque molto molto efficace. Se andate a fare il rientro e tiro a giro segna quasi sempre, raga, c'è poco da andare lontano. Anche lui potenziabile con dribbling, assolutissimamente.
è molto valido, molto molto valido, molto valido. Ci potrebbe anche essere in questa posizione un altro, però è un po' diverso, cioè non lo so, li potrei mettere a pari merito, però provandolo, devo essere onesto, Olise è molto più, cioè molto più performante in game, però comunque vi faccio vedere anche questa altra opzione, perché comunque è molto valida. Ian Couto, diverso, nel senso è più veloce, ha meno tiro, ha meno passaggi, ha un buon dribbling, però lui è diverso, lui è un po' più per i cross, perché comunque c'ha 5 di piede forte sul destro e non sul sinistro, e rientro e tiro, avendo questa bassa percentuale di tiri, diventa veramente raccapricciante quando tira col mancino, però è più veloce, quindi dipende un po' da cosa volete fare voi. Io ve lo metto comunque, vi dico sinceramente parlando, è meglio Olise, ma di tanto, raga, cioè in game è proprio tanto più forte, anche se lui è più veloce, e per l'esterno uno dice, vabbè, ma l'esterno serve che corre, che faccia... Meglio Olise, comunque è una mia opinione personale, ad alcuni potrebbe piacere di più Ian Couto, per carità, però io dico sincero, preferisco di gran lunga Olise, molto più potente, molto più utile in tutte le varie situazioni, lui non proprio, oserei dire. Passiamo alla posizione numero 2, dove andiamo a trovare una carta già strepitosa. Park Ji-sung, allora, è la carta migliore degli esterni se giocate il versus, assolutamente, per la gen elevatissima, è davvero molto potente in gambo, anche vigore, nuovo vigore, 107, 93, 102, 108, 83, 81, è anche molto forte in fase difensiva, devo dire, su di lui... Sicuramente io andrei a mettere dribbling, ma si può anche pensare di andarli a mettere equilibrata, perché di base potrebbe essere utilizzabile come cosa, e diventa più che altro un esterno di centrocampo abbastanza completo con equilibrata, però con dribbling arriva a un livello di dribbling veramente assurdo, perché comunque c'ha 108 e ha una velocità ridotta rispetto al suo dribbling, quindi si muoverà veramente benissimo, raga, lui si muove veramente tanto bene, ma tanto bene, tantissimo bene, ha tanto tiro, passaggi, velocità, dribbling, difesa, è veramente forte, raga. L'avrei messo al primo posto, perché comunque in campo è anche devastante, se non fosse per dei piccoli particolari, che adesso andiamo a vedere per il numero 1. Allora, il piccolo particolare numero 1 è che appunto costa 400 milioni, ed è l'esterno destro che costa di più, è il più alto di gen. Il più forte nel versus e anche nella modalità allenatore lui è molto performante. Il problema è la posizione numero 1, che ha un prezzo decisamente ridotto perché è una gen inferiore, è sicuramente meno utile per modalità allenatore versus attacco, dato che serve più gen che effettivamente forza statistica e performance nel game. Lui, diciamo che potevo metterli entrambi nella prima posizione per motivi differenti, però ho preferito differenziare un pochettino e lasciare l'altro in prima posizione, perché è nettamente più forte, cioè è più forte, c'è poco da andare lontano, con tutto che io Park Ji-sung l'ho adorato tantissimo, la carta è fatta da Dio, veramente fatta veramente bene, infatti in campo performa da paura, però raga, la posizione numero 1... c'è quel qualcosina in più, soprattutto in H2H. Andiamo a vedere. Federico Chiesa, sicuramente meno passaggi, ha un po' meno di dribbling ma ha più velocità, un goccetto in più di tiro è pari, non mi ricordo, difesa molto più bassa di Park Ji-sung, fisico praticamente simile, a 3 in meno lui, però c'è da dire un però. Federico Chiesa non si potenzia come gli esterni, ma si potenzia come un'ala. Infatti, lui gli si può mettere anche destrezza, e questo lo rende decisamente più potente di Park Ji-sung. E questa è la cosa che lo rende una roba in più, un passo avanti. Perché comunque noi se andiamo a mettergli dribbling, non diventa come l'ultimo potenziamento che ha Park Ji-sung, ma diventa un'ala invertita, che comunque è molto performante per gli esterni. Quindi dipende un po' da come lo volete fare, se lo volete bello veloce, con un po' meno dribbling, ovviamente destrezza, se lo volete un po' meno veloce ma con più dribbling, assolutamente dribbling, e diventa un'ala invertita. In entrambi i casi, raga, comunque, vedete, lui gli si dà corridore, diventa una roba veramente infermabile, è il più buggato sotto questo punto di vista, soprattutto in H2H. Nella modalità allenatore, giustamente, è meglio Park Ji-sung per la gen e per le altre cosucce.
però lui, per le caratteristiche speciali, per le statistiche, per il fatto che si potenzia come un'ala e non come un esterno, è di base l'esterno più forte e performante che potete trovare in game. Infatti, anche se mettete a pari merito Pagi Sung con Federico Chiesa, Pagi Sung è superiore in tutto tranne che in velocità, ok, statisticamente, e ha meno caratteristiche speciali di lui, per carità. Però è molto più potente grazie ai potenziamenti e abilità differenti rispetto agli esterni. In più ha comunque una grande velocità, ha 4 e 5 di piede debole, il piede debole di 4 non si percepisce per niente anche con rientro e tiro, e questa è una cosa veramente magica. Pochi giocatori hanno questa cosa qua senza utilizzare la strisciata, senza utilizzare certe determinate cose. E questi pochi sono appunto Chiesa, Best, ce ne sono tanti altri che hanno magari il 4 di piede debole ma che non si percepisce per niente. Perché comunque, raga, io vi ricordo che il piede debole 4 su 5 vuol dire semplicemente che perde il 10% della statistica sul tiro. Quindi, se ha 94, come in questo caso, dovete calcolare un meno 9, quindi è 85, ok? Quando è potenziato, giustamente, se arriva a 110, perde 11 punti, quindi è come se avesse 99. Il 3 di piede debole invece è un po' più fastidioso, perché va già a perdere il 20% della statistica sul tiro, sul passaggio e sulle varie cose in cui va a toccare il pallone, appunto. Ed è già diverso, ok? Molto diverso, molto molto diverso, appunto. C'è molto più margine di errore, fondamentalmente. La base è questa: se devo scegliere un esterno destro per il versus attacco e modalità allenatore, perché gioco soltanto quelle cose lì, vado a prendermi Pagi Sung, assolutamente. Se invece gioco H2H, mi vado a prendere Federico Chiesa come primo, cioè quindi la prima e la seconda posizione potete un po' invertirla in base alle vostre necessità, ok? Io metto Federico Chiesa perché io personalmente sono uno che ama di più l'H2H rispetto all'altra modalità versus attacco, eccetera, eccetera. Ma se preferite il versus attacco, ovviamente in prima posizione passa Pagi Sung e Federico Chiesa secondo. Automaticamente, ok, raga? Però Chiesa, ricordatevi, è veramente una roba micidiale. Arriva molto molto vicino a 160 di ritmo ed è tantissimo, raga. In più avrà un grande dribbling se gli mettete corridore e destrezza. Se invece andate su dribbling, comunque arriverà sul 148-150 di dribbling, avrà comunque un buon livello di velocità e si potenzierà anche su passaggi, potenza di tiro, il tiro in generale, perché vedete, aumenta potenza di tiro e tiro al volo l'ala invertita, mentre invece da corridore aumenta la finalizzazione e il piazzamento. Quindi vedete un pochettino cosa preferite andare ad aumentare. Io preferisco corridore perché dà delle cose assolutamente fondamentali, come, cioè, anzi, sono tutte fondamentali. Il piazzamento, la velocità scatto, la finalizzazione, la reattività, agilità ed equilibrio sono fondamentali per un esterno. Mentre invece nell'ala invertita, cioè, non sono proprio fondamentalissime il tiro al volo e la potenza di tiro, cioè, per esempio, il passaggio corto. Non è che sia proprio eccezionale, no? Meglio come potenziamento questo che dà tutte le cose utili e necessarie per essere performante da esterno destro. Tutto qui. Fatemi sapere se questa mini tier list vi è interessata, vi è piaciuta, vi è servita. Ovviamente magari vi do due o tre nomi di gen più basse per i neofiti adesso a fine video. Ok, andiamo a prendere due, tre esterni destri che costano pochissimo ma sono performanti. Un esterno destro che reputo veramente fortissimo per i neofiti è Steve McManaman. 97, costa pochissimo, con 16 milioni ve lo portate a casa. 101, 85, eccetera, eccetera. Lui ha assolutamente dribbling perché è anche dribblatore veloce, è davvero molto molto performante. Ottima carta se avete pochi crediti e siete all'inizio per essere già molto performanti sulla fascia destra. Ve lo consiglio, è davvero molto forte. Fidatevi, McManaman l'ho usato per tantissimo e anche il piede debole è una di quelle carte che non si sente perché è davvero molto potente, ve lo posso assicurare. Guardiamo ancora un altro esterno destro per i neofiti e poi ci salutiamo. Metterei Gregor Hagi per il semplice motivo: vi ho dato quello veloce che è McManaman, adesso vi do quello con il dribbling che è appunto Hagi. In generale, più dribbling ha 98, 95, 99, 102 e più un esterno di impostazione, nel senso che lui prende palla, dribbla uno, passa, dribbla, cioè più che altro lui è uno che deve dribblare in generale e arrivare al tiro, perché comunque tiro ne ha veramente tanto, raga. 8 a 95 per essere una carta vecchia è un 98 che vale poi alla fine soltanto 20 milioni. È davvero molto, molto performante e potente.
ve lo posso assicurare, AG è davvero molto molto potente, è meglio da COC, ma anche da esterno destro il suo lo fa, ve lo posso assicurare, davvero molto molto forte. E questi qui sono i due migliori esterni destri che potete trovare sia in velocità che in dribbling a bassissimo prezzo, valgono davvero tanto, sono efficaci, anche meglio di quelli che hanno fatto uscire in questi nuovi eventi 97-98, meglio questi perché quelli lì hanno dei disagi giganti, tipo, faccio un esempio, anche questo Romero non è male, però zero fisico, zero body weight, perché 1,65x64 kg, raga, è veramente minuscolo, 83 di tiro. Sì, poi 106-102 potrebbe essere anche potenzialmente buono, però è veramente minuscolo, cioè se trova un terzino sinistro, veramente, anche tanto che una shield call, cosa del genere, viene completamente asportato via. Anche il Marcos Llorente in realtà può essere valido, comunque, perché è abbastanza performante, ha tutto abbastanza alto e anche abbastanza difensivo, può essere utile. Diciamo che questi qua sono i nomi un po' migliori. Poi c'è anche un Savigno, ma c'ha tre di piede debole. Perché comunque i tre di piede debole anche nei passaggi corti, poi che dici, ma mi ha sbagliato il passaggio, è per il piede debole, è per il piede debole. Comunque, detto questo, ragazzoli, noi ci troviamo domani con un nuovo video, mi raccomando, rimanete sintonizzati con la campanellina, iscrivetevi, giustamente, se avete voglia, un bel like qua sotto e commentate con i video che volete vedere le prossime tier list, ok? Non è se mi ha fatto l'esterno destro perché era una delle più rapide e avevo poco tempo oggi a disposizione perché voglio preparare i video di FC25 e di Dragon Ball Sparking Zero, quindi ci vuole un attimino di tempo perché devo portare un po' di attrezzatura nell'altra stanza e noi ci troviamo domani con un nuovo video. Mi raccomando, scrivete le nuove tier list che volete vedere e se avete un contenuto specifico che volete vedere o comunque approfondire, scrivetemelo qua sotto e cercherò di accontentarvi tutti quanti. Detto questo, un grazie di cuore, noi ci troviamo domani sempre solo qui con un nuovo video, un ciao ciao, buon game e buona giornata a tutti quanti voi da LockD. Ciao ciao! Un abbraccio!